Buongiorno, sono Giorgio Falanelli della CNA di Modena e mi occupo di seguire la categoria degli impiantisti. Quindi, come dire, più che mai importante venire a un evento come questo, che appunto ormai ha una lunga storia e è un momento importante anche, come dire, di incontro, confronto e di ritrovo della comunità, insomma, che si occupa di questo argomento. Quindi è un evento a cui noi contribuiamo in tutti i modi possibili e quello che credo che sia importante, parlando di efficienza, domotica, energia e più in generale, eccetera, sia quello davvero della integrazione. L'integrazione è un aspetto ormai ineludibile a tutti i livelli. E la cosa che mi piace dire, come dire, anche perché siamo in questo contesto e ci vuole, bisogna che ci diamo anche un po' di forza e coraggio, è che davvero ci vuole coraggio e fantasia. Devo dire che noi ne abbiamo di fantasia, ci vuole un po' più coraggio per provare davvero ad andare anche un po' oltre, come dire, il contesto difficile e, per davvero per innovare veramente, perché questo è un comparto, è un settore che ha notevoli possibilità, diverse delle quali passano attraverso noi, quindi noi diciamo gli attori della filiera. E venendo un pochino al concreto della mattinata, stiamo seguendo adesso un convegno sulla domotica col protocollo Connex. Devo dire che questo, come dire, è esemplificativo di questa necessità e di quanto sia importante A, da una parte formarsi, B, quanto con la formazione si possono cogliere davvero reali opportunità di integrazioni e sinergie. Quindi noi, tra l'altro, insomma, di corsi, di formazione ne facciamo molti per i nostri e ne facciamo molti anche con i professionisti, provando davvero a mettere anche in rete, in relazione, le imprese tra di loro, i professionisti con le imprese, nella logica davvero della integrazione. Il mondo dell'energia è uno dei driver, secondo noi, di sviluppo del paese e della comunità europea. Credo che da questo punto di vista ci sia molto da fare, ma ci siano molte possibilità. Quindi la chiudo così, sta davvero al nostro coraggio, a tutti i livelli, quindi dobbiamo avere più coraggio, osare di più fantasia, innovare veramente. L'innovazione sta davvero nel metterci realmente in gioco in un settore come quello dell'energia e anche, mi viene da dire, economia verde e economia digitale, che sono due driver indispensabili per il nostro paese e anche per il nostro continente per continuare a crescere, per crescere in una maniera più sostenibile ed efficiente.